Guardate ragazze, Alberto in versione domenicale. Per andare a messa, per andare al centro commerciale, per andare al cinema. Ecco Alberto della domenica. Allora, video continuazione della volta scorsa e quindi continuazione del periodo che stavamo vedendo nel video precedente. Abbiamo creato la piattaforma Vibes in quel periodo e qui vedrete il backstage dei primi due artisti che hanno aderito e che hanno voluto mettere il proprio concerto nella piattaforma. Cos'è Vibes? Vibes appunto è questa piattaforma di concerti streaming per gli artisti, cantanti, rapper, band, trapper, DJ, qualsiasi tipo di artista che appunto opera nel panorama musicale, e appunto grazie a questa piattaforma noi pubblichiamo il suo concerto in streaming. Se ce l'ha, pubblichiamo il suo, appunto già registrato; se non ce l'ha, lo andiamo a registrare. I primi due artisti che appunto hanno pubblicato il loro concerto nella piattaforma e che abbiamo registrato noi sono stati Jobbettè, grandissimo DJ a livello internazionale, e Ageios, artista della nostra zona, anche lui molto valido, che adesso ha lanciato il progetto però Achille, quindi era l'ultimo concerto con il progetto Ageios. Quindi se non conoscevate Vibes e volete appunto approfondire e volete entrare in Vibes, quindi magari pubblicare il vostro concerto o registrarlo con noi, visitate il sito, c'è scritto tutto. E niente, intanto vi lascio il video e ci vediamo dopo. Fare aperitivo con le amiche. La commedia c'è, il marito sta muore. Every day, it's a new day. Troppo attaccato al terreno. Deve essere più sollevato, è meglio. C'è aria. Questa aspirapolvere l'hanno fatta per veramente tipo. Se chi vede questa cosa e non la sa fare funzionare ha qualche problema. Questo megadasto enorme che c'è qua. Ottobre 2020. Ottobre 2020. In questi giorni stiamo un po' sistemando lo studio in previsione già delle più o meno stabilite riprese del film 2000 passi. Diciamo che abbiamo già abbozzato un mezzo pensiero sul come procedere alle riprese. E già questo avvicinarsi mi crea un po' di ansia da una parte, perché è ovvio, e dall'altra tipo non ci credo. Molto strano, dopo anni di attesa, esserci arrivati. Stiamo un po' riorganizzando qua tutto, anche perché abbiamo iniziato a restringere il pensiero con Carmelo, nel senso che prima pensavamo di avere tipo pareti, cose, qua sistemiamo tutto e partiamo. Ora abbiamo detto vabbè, partiamo con quello che abbiamo. E mi sa che è stata la chiave di questo film, 2000 passi. Cioè, nel senso, abbiamo spinto più in là l'asticella, quindi attrezzature eccetera eccetera, però poi arrivato a un certo punto si rimaneva fermi lì. Ad un punto, invece di rimanere fermi, diciamo, vabbè, partiamo con quello che abbiamo. E ci ha fatto andare avanti un sacco, devo dire. Tutto prende senso. Tutto si sistema. Dopo periodi brutti e vuoti, che spero veramente che siano sempre meno, ma quantomeno ho imparato ad affrontarli adesso, perché veramente dicembre del 2018 mi sono trovato ad un punto in cui ho veramente cambiato testa, nel senso che ho veramente ricominciato a ingegnarmi con quello che avevo, e anche il canale YouTube è stato un inizio. Infatti la risposta ce la sto avendo per esempio in questi giorni, dove il primo video che ho messo sul canale YouTube Federico Mario Art, per essere proprio il video, tipo un video di inizio come appunto questi video YouTube che volevo fare, ha cominciato a fare visualizzazioni, proprio simbolicamente il primo video che ho fatto è partito così, da solo, ha cominciato a fare views. Dico, magari si fermerà, però è un bel messaggio simbolico per dire
da lì si doveva partire e adesso le cose stanno iniziando ad andare. Bello. Non so se si trasmette quello che sento io. Trovarsi dopo tanto tempo ad avere una società di produzione cinematografica e uno studio già in costruzione con i vari reparti. Reparto scenografia, abbiamo anche delle belle novità che vi mostrerò non appena cominceremo. Cioè, questi 2 anni effettivamente ci sono serviti perché mancavano tante cose. Cioè, Malamuri è stato l'espressione di un potenziale possibile. E adesso, in questi anni siamo andati a lavorare sulle cose che mancavano. È stato duro perché è brutto allontanarsi dalle cose che... Cioè, tipo, tu ti allontani da... Noi ci siamo allontanati dal cinema, quindi dal fare proprio i video effettivamente, per compensare a delle mancanze che dovevano supportare tutta la baracca. E adesso che abbiamo queste nuove cose, si può viaggiare meglio, anche ovviamente col cinema. Poi lo studio è una cosa importante per me, averlo chiuso a Gualtieri è stato brutto. Però, cioè, già trovarmi qui dà il senso anche a quello che è successo lì. Tutto prende senso, tutto. Basta aspettare senza spaccarsi la faccia per la noia, per trovando soluzioni a tutto quello che serve. Se il film ha questi colori mi sbaglio. Ciao, siamo qui per fare dei sopralluoghi. Fa freddino, ma camminando ci si riscalda. Dico io, siamo qui per fare dei sopralluoghi, però cammini, sì. Fa freddo, ma camminando ci si riscalda. Sì, sì, come ha detto lui. Ok, bellissimo, l'Etna innevata. Se la luce fosse così sarebbe ottimo. È meglio. Comunque dovevi aprire l'applicazione per comandarlo con... Infatti lo comandavo con le mani. A meno che non si mette qui. No, ma lì è troppo pericoloso. Ma pure noi dobbiamo fare le riprese. Il problema è che è in discesa. Dobbiamo fare le riprese pure, capito? Salutate, un po' di backstage. Me lo maio? Ciao ragazzi! Tranquillo. Ma che avete gli hard disk? Dove sono?
Vedete, se vuoi questo. Non li abbiamo usati. Quel giorno non li abbiamo usati. Qualcuno lo metto per farti sperare. Qua. A parte quello zaino. Qua c'è l'altro zaino. Questo qui. Mamma ho perso l'aereo, mamma ho riperso l'aereo, mi sono smarrito. Ma naturalmente sì, buttarsi dal dodicesimo piano e sopravvivere? Beh, io credo di sì, secondo due dei nostri... Si sono buttati dal dodicesimo piano. Ok. Ci vediamo la prossima settimana. Iniziamo a decidere il giorno. E poi con questi sedi che le vogliamo fare. Sì, ora lo voglio. Ho lo stesso sicuro, con amici di Roma, ricorda la traccia, aspetta di mezzo e risenti sta traccia, che spacca si spacca, il tuo tipo c'è uno spacca. Guarda gli occhi parlano da soli, bisogna di te, se sono di moda. Spero che sia stato bello per voi aver visto e aver capito cosa stiamo facendo dal punto di vista appunto di questa piattaforma, perché se vi interessa e andate sul sito potete trovare tutte le informazioni per partecipare, per pubblicare il vostro concerto in streaming, ma soprattutto se ovviamente vi serve qualsiasi altro servizio, abbiamo appunto lanciato il nuovo sito da qualche mese e lì c'è praticamente tutto, potete entrare, visitarlo tranquillamente, vedere la galleria, vedere i servizi, vedere appunto tutti i settori che copriamo dal punto di vista audiovisivo, fotografico, grafico, effetti speciali, tutti i reparti appunto che abbiamo aggiunto in questi mesi, e richiedere il vostro servizio. Noi siamo qui per voi soprattutto, perché altrimenti, cioè nel senso, noi facciamo i nostri progetti che vedrete nei prossimi video, ma siamo anche qui per voi. Quindi contattateci. Un saluto, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.